Allora, buongiorno a tutti, grazie a tutti gli amici che sono presenti in questa mia conferenza stampa. Ringrazio il giornalista Francesco Midolo che mi dà la possibilità di dire la verità dei fatti che si sono svolti nell'ultimo Consiglio Comunale. Allora, il sindaco Cannata, che è bugiardo, un abile attore poi nel recitare la parte della vittima, ha raccontato insieme ai suoi amici, sua maggioranza, una parte di come si sono svolti i lavori del Consiglio Comunale. Veniamo ai fatti, o per meglio dire, partiamo dagli antefatti. Nel primo Consiglio Comunale, nella prima seduta, il sottoscritto, consigliere Amato Antonino, non è presente. Il consigliere Sano, consigliere eletto nella lista del PD, dichiara in aula e fa mettere a verbale che il consigliere Amato non è presente e quindi non può prestare giuramento perché non ha ricevuto la convocazione. La segretaria risponde che agli atti c'è la relata di notifica di cui si attesta che è stata notificata a mano. L'indomani il sottoscritto riceve un'altra convocazione, non un'altra, la prima, di cui si dice che c'era il Consiglio Comunale in aggiornamento. Altro grossolano errore, perché per legge, per regolamento, non esiste che quando il Consiglio Comunale va in aggiornamento, in prosecuzione, si manda una convocazione agli assenti. È come se implicitamente hanno attestato l'errore, pensando di sanare il vizio. Veniamo al Consiglio Comunale. Io mi insedio, presto giuramento e chiedo al tavolo di presidenza, non conoscendo alcune persone, nella fattispecie la dottoressa Cartelli, che io non conosco, la prima volta che la vedo, proprio per accertarmi di parlare con le persone preposte, essendo una persona che io non conosco, ho chiesto di sapere chi fosse, dicendo, mi perdoni, in modo garbato e pacato, signora, lei chi è? È un'offesa? Non mi pare. Al che poi la dottoressa mi dice, io sono la segretaria, mi piace, sono il consigliere Amato, quindi io ho contezza che le domande e i quesiti che devo porre è la persona preposta. Stessa cosa, vedo c'è un signore che io non conosco, che per la prima volta vedo e chiedo di sapere chi è. Anche questo si vuole far passare come un'intimidazione. Al che il presidente mi dice che implicitamente io dovevo sapere che fosse il presidente. Io implicitamente non do niente per scontato. Siccome siamo in un civico consesso dove le dichiarazioni sono pubbliche, ho chiesto di far mettere agli atti le persone che si qualificavano. Quindi, quando mi è stato detto che era il presidente, io ho cercato di dire alcune cose alla segretaria e al presidente. Ho chiesto alla segretaria in base a quale articolo di legge ha permesso che il Consiglio Comunale proseguisse in assenza di un suo membro che ancora doveva prestare giuramento. Come ha permesso, diceva la segretaria, che il Consiglio Comunale deliberasse l'elezione del presidente, citando alcune normative di riferimento, in particolare l'articolo 228-229 del testo coordinato delle regioni e degli enti locali, di cui la legge parla chiaro che il Consiglio Comunale non può restare nemmeno per un momento in assenza di un suo componente, perché per deliberare, per entrare nell'esercizio dei propri poteri, deve essere nel suo plenum, significa nel quoto. Strutturale. Quindi dichiaravo in aula che se non si fosse posto questo fatto ai ripari, tutte le delibere
sarebbero state impugnate davanti alla Corte dei Conti, al prefetto, all'assessore degli enti locali, e tutte sarebbero state chiamate corresponsabilmente per cagionato danno erariale. Quindi alle mie domande la segretaria non ha risposto. Stessa cosa al presidente. Capisco le difficoltà, ma io chiedevo lumi e ragione su vizi procedurali e parlavo di questo. Quindi quando hanno iniziato ad avere delle difficoltà e non mi davano delle risposte, ma come tutta risposta mi si cercava di togliermi la parola, anche spegnendomi il microfono, sono stato costretto ad alzare i toni delle voci per far valere le mie ragioni, le mie prerogative secondo legge. Poi ho posto un'altra domanda alla segretaria. Scusi, il presidente, nella persona dell'avvocato Fabio Iacono, se fosse incompatibile con il ruolo della moglie, la dottoressa Irene Tiralonco, nonché componente del collegio del revisore, se ci fosse incompatibilità. Anche lì nessuna risposta. Come tutta risposta si cercava di togliermi la parola e di non farmi parlare. Quindi capite che in quel momento l'unica possibilità che sottoscritto poteva avere era solo quella di alzare costretto i toni della voce, perché non mi si dava la possibilità di avere delle risposte concrete. Veniamo poi ai fatti. Forse il sindaco, che è stato abituato male al consiglio comunale, pensa di poter fare lo show e di fare i suoi monologhi. Il sindaco è ospite del consiglio comunale. Casomai il presidente, quando gli cede la parola, quando i consiglieri chiedono e interrogano la giunta e il sindaco, e gli viene data facoltà di poter parlare, ma solo quando il consiglio comunale pone delle domande specifiche al sindaco o alla giunta, perché il sindaco è ospite del consiglio comunale e non si può e non si deve permettere di disturbare o turbare i lavori del consiglio comunale. Questo non è consentito, non è permesso. Forse il consiglio comunale gli ha permesso precedentemente che il signor sindaco facesse questo. Con me questo non può accadere. Violenze, minacce. Allora, se per minacce si intende il fatto che io ho chiesto di far rispettare la legge e il rispetto del regolamento, se il sindaco e la sua maggioranza intendono questo per minacce, è un problema loro, non è un problema mio. Io ho chiesto che venisse rispettata la legge e il regolamento del consiglio comunale. Ora, per loro questo forse li intendono come minacce. Violenza. Quale violenza? Cosa significa violenza? Sottoscritto non ha alzato mano. Il sottoscritto casomai si è avvicinato al tavolo di presidenza per chiedere di far rispettare il regolamento e non può parlare il sindaco disturbando. Il sindaco si è alzato, ha fatto un muro, mi sono avvicinato e le ho detto: devi stare zitto e non devi disturbare il consiglio comunale quando esercita il proprio ruolo. Con le mani dietro la schiena. Il sindaco, tutta risposta, mi ha messo le mani addosso. Io ho urlato dicendogli: togliemi le mani di dosso. Come vedete, la verità è un'altra, per come l'hanno raccontato loro. Io non ho messo mani addosso a nessuno. Casomai il sindaco ha messo le mani addosso al sottoscritto. Ora io mi chiedo e vi chiedo: come mai il papà del sindaco, la sera precedente che ha registrato tutto il consiglio comunale attraverso video e audio, poi l'ha pubblicato nella sua pagina Facebook e ha fatto vedere tutto il consiglio comunale quando il sindaco ha fatto lo show,
Come mai nella seduta successiva, quando è successo questo episodio che mi riguarda, visto che era tra il pubblico e riprendeva tutto, come mai non pubblicano i video? Vi siete posti il motivo perché non vengono pubblicati i video e l'audio? Se sono convinti che sottoscritto abbia fatto violenza e abbia minacciato, beh, non c'è una prova regina che non è altro quella dei video e dell'audio. Il problema è che attraverso i video e l'audio viene fuori la verità, che è quello che vi sto raccontando, che non c'è stata nessuna violenza, che non ci sono state minacce, che non c'è stato oltraggio, ma casomai si evince che il sottoscritto chiedeva il rispetto della legge e del regolamento. Quindi la loro conferenza stampa, fatta ad hoc, costruito un castello di menzogne, di cui facendo passare come se sottoscritto entra in aula, insulta il segretario, insulta il presidente e dopo si scaglia contro il sindaco. Io non sono pazzo. Chi mi conosce sa quanto io sia razionale e lucido e ponderato. Questo è quello che vorrebbero far passare loro, mettendo in evidenza alcuni frammenti di foto che c'è il custode e qualche vigile urbano che mi tiene e quindi attraverso quell'immagine fa passare come se io fossi un delinquente che va contro il sindaco e gli mette le mani addosso. I magistrati faranno le loro indagini, i video e l'audio diranno la verità, perché alle menzogne noi risponderemo con la verità. Il sindaco è un abile menzognero, è uno che mente sapendo di mentire, è un abile attore nel recitare poi la parte della vittima e pensa ancora di continuare con questo suo modus operandi. Devi capire che le cose sono cambiate. Io non ho nulla di personale con chi sia. Il sindaco chiede di essere rispettato, però dimentica di rispettare le opposizioni. Perché uno che chiede rispetto per le istituzioni deve capire che le opposizioni sono istituzioni. E in democrazia le opposizioni valgono quanto una maggioranza. Quindi non si può chiedere per rendere rispetto quando poi non si vuole riconoscere l'opposizione e non si vuole rispettare l'opposizione.